Grazie Presidente. Ma chiarisco subito che questo documento, la nota di aggiornamento al DEF, sicuramente non ci convince per nulla. È un documento con poche idee e ben confuse, come confuse sono state le dichiarazioni degli esponenti del governo sin dal suo insediamento sulle politiche economiche e fiscali. Abbiamo assistito a una serie di idee alquanto bizzarre avanzate da autorevoli ministri del governo giallorosso. Abbiamo assistito alle idee di tassare le merendine, le bibite gasate, il prelievo del contante o addirittura i carburanti. Ecco, queste sono state le prime dichiarazioni sulle politiche economiche e fiscali da attuare in questo nuovo corso della legislatura da parte del vostro governo. Ora ci troviamo per la prima volta ad affrontare un atto formale, reale, la nota di aggiornamento al DEF, e ci accorgiamo che purtroppo la realtà è ancora più preoccupante. È preoccupante perché questa nota di aggiornamento innanzitutto è costruita su dei presupposti falsi. Voi avete dichiarato al mondo che questa è una manovra espansiva. È una falsità. Questa è una manovra... È una manovra che ci porterà da una situazione economica stagnante a piena recessione. E lo dicono i numeri. Stiamo parlando di una manovra di 29 miliardi, di cui 23 sono destinati a sterilizzare le clausole di salvaguardia e gli aumenti IVA. Quindi la vera manovra si riduce a soli 6 miliardi, che è il nulla. Il nulla soprattutto se poi a questi 6 miliardi togliamo i 2,7 per il cuneo fiscale, ne rimangono 3,3. 3,3 che voi vorreste destinare a una serie infinita di buoni propositi, perché c'è il rifinanziamento delle politiche invariate del passato governo, il rilancio degli investimenti pubblici, il rinnovo degli incentivi su Industria 4.0, investimenti su istruzione e sanità, assunzione di medici, infermieri, forze dell'ordine, vigili del fuoco, il superamento del super ticket, asili nido gratuiti. Ecco, è ridicolo far credere agli italiani che voi con 3,3 miliardi nel 2020 di veri stanziamenti di questa manovra, della futura manovra, sarete in grado di raggiungere questi obiettivi. È un elenco vuoto, privo di risorse, come è vostra abitudine, come priva di contenuti sono le vostre politiche sull'immigrazione, accordi fasulli, dichiarazioni di intenti, ma i numeri parlano chiaro anche su quel campo. Sono triplicati gli arrivi e non c'è una vera soluzione del problema. Questo è il vostro atteggiamento. Avete la fortuna di avere il favore dell'Europa, quella Commissione europea che al governo precedente ha negato un investimento con un rapporto deficit PIL del 2,4, a voi lo concederà per il 2,2, in una situazione paradossale, che è quella di altre falsità. Le falsità non si riferiscono solo agli investimenti, ma anche alle coperture. Coperture false, ridicole, improponibili, insostenibili. Stiamo parlando di oltre 7 miliardi dalla lotta all'evasione fiscale e di 3,6 miliardi derivanti dalle privatizzazioni. Dov'è la copertura di questa manovra? Non c'è. Non c'è ed è però ovviamente accolta con favore dalla Commissione europea. Dimostrazione che le valutazioni che fa la Commissione europea, che è composta non da tecnici ma da politici, darà una valutazione favorevole esclusivamente perché questo governo li rappresenta politicamente. E poi ci sono grandi preoccupazioni da parte nostra rispetto agli intenti che sono espressi nero su bianco in questa nota di aggiornamento al DEF, che sono la riduzione delle agevolazioni fiscali. C'è questa voce, non è chiarita, ma ci sarà. Ci saranno nuove imposte ambientali, nuove tasse. Si gioca sulla sensibilità dell'opinione pubblica sull'ambiente per far cassa. Ci sarà una non chiara rimodulazione dell'IVA. Dalle mie parti rimodulazione significa sempre, come ha sempre significato, una fregatura per i cittadini e per le imprese e per le aziende, perché le parole rivisitazioni, rimodulazioni,
semplificazioni, quando sono usate dal Partito Democratico, hanno sempre lo stesso significato: una fregatura per i contribuenti, per le famiglie e le imprese italiane. Poi ci sono presunti investimenti di 50 miliardi per le opere pubbliche nel 2020, nel triennio 2020-2022, no, in 15 anni, che non vuol dire nulla, vuol dire tutto e nulla. Noi vogliamo sapere quanti ne investite nel 2020, perché poi le manovre si rinnovano e possono essere stravolte. E c'è preoccupazione per gli enti locali, si parla di spendere più. Noi abbiamo investito tanto a favore degli enti locali, non perché volevamo fare favori ai sindaci, ma perché volevamo dare servizi ai cittadini e volevamo dare anche incentivo immediato alla ripresa dei lavori pubblici. Voi parlate in questo documento, citate lo sforzo nella spending review che riguarderà 1,8 miliardi e coinvolgerà le amministrazioni pubbliche ad ogni livello. In commissione ci avete detto ci prendiamo l'impegno di coinvolgere comuni, enti locali. Ma noi non ci fidiamo, vedremo i dati della finanziaria, perché quello che scrivete è diverso da quello che dite. Poi avete cancellato le politiche fiscali del nostro governo sulla flat tax. Noi volevamo attuarle in modo graduale, compatibilmente con le risorse a disposizione, abbiamo fatto per le partite IVA con un reddito fino a 65.000, si poteva attuare fino a 100.000, adesso la fantomatica idea che non si possono attuare per colpa nostra, perché non è stato chiesto il permesso, perdonateci, è ridicola. Se si voleva si chiede, si fa, come noi abbiamo dimostrato più volte, si possono contrattare delle forti posizioni nei confronti della Commissione europea, ma ci vuole la volontà. Voi questa volontà di ridurre la pressione fiscale non ce l'avete, e questo è evidente anche da questo DEF. Sono ridicole poi le accuse sul fatto che i conti pubblici non sono in ordine. Noi con la manovra di luglio abbiamo messo in ordine i conti, abbiamo rispettato l'impegno del 2,02, che è una follia, ma l'abbiamo rispettato, con una manovra che ha messo i conti al sicuro e in ordine. E la preoccupazione definitiva è quella che ho espresso all'inizio. Questa è una manovra che ci porterà non a un rilancio dell'economia, ci porterà alla recessione, lo vedremo sicuramente da ottobre in poi. Potete ingannare i cittadini con questi corposi documenti, non ingannate noi e non li ingannerete ovviamente quando proveranno sulla loro pelle l'effetto delle vostre manovre salvifiche, che sono, come sempre, portate avanti dal PD e mettono sempre le mani nelle tasche dei cittadini. Ci dispiace che complici di questo governo siano un movimento di cui abbiamo rispetto, ma che è stato un movimento rivoluzionario, e oggi cos'è diventato? La stampella del Partito Democratico, come in passato lo è stato Mastella, come in passato è stato il nuovo centrodestra. È triste vedere l'evoluzione di questo movimento, che addirittura è stato determinante nella elezione di Ursula von der Leyen, quindi il sistema europeo confermato anche attraverso il voto di questo movimento che un tempo era rivoluzionario. È stato determinante l'indicazione di Paolo Gentiloni, ultimo presidente del Consiglio del PD, come commissario europeo. Ecco, la sensazione è che questo sia un governo del PD con una stampella che poco potrà incidere sulle politiche future. Voi avete i numeri per approvare questo documento, finisco Presidente, li avete in quest'Aula, li avete alla Camera, li avete perché sicuramente il terrore delle elezioni è grande, soprattutto dopo l'approvazione della riforma di ieri, ma non avete questo consenso nel Paese. Noi abbiamo governato per 14 mesi, ma abbiamo governato facendo crescere il consenso del nostro movimento e del governo nel suo complesso, dimostrando che le politiche che attuavamo avevano il favore dei cittadini italiani. Voi avete i numeri nel palazzo, non li avete nel paese reale, e lo dimostreremo ancora di più nei prossimi appuntamenti elettorali. Vi verrà mandato un segnale chiaro, un segnale di sfratto, perché i governi che nascono senza il consenso dei cittadini possono durare, naturalmente, ma non all'infinito. Ci sarà il voto e il voto farà giustizia di un governo che non rappresenta realmente il nostro Paese. Grazie Presidente. Grazie Senatore Cosato.